Eruzione cutanea, nausea, vomito, diarrea, mal di stomaco, gonfiore del viso e degli arti, vertigini, convulsioni, confusione, calo della pressione ed epatite. Sono gli effetti collaterali del vaccino anti-Covid, dell'Oki, della tachipirina? No, sono gli effetti collaterali sulle persone dell'ivermectina. Un farmaco da cavalli, un farmaco veterinario, un antiparassitario destinato agli animali che alcune persone negli Stati Uniti soprattutto stanno usando come terapia alternativa per combattere la Covid-19. E invece di farsi il vaccino o di rivolgersi ai medici o agli ospedali usano l'ivermectina, solo che è un problema due volte, non funziona e in più è pericolosa. Ce n'è tantissima in vendita anche su Amazon, talmente tanta che il sito ha detto che provvederà a non suggerire più le pagine che vendono ivermectina ai potenziali clienti per appunto proteggerli da loro stessi. Negli Stati Uniti il problema è molto grosso, le autorità sanitarie degli Stati del Mississippi hanno detto che almeno il 70% delle chiamate al servizio di emergenza per le intossicazioni riguardano l'ingestione di ivermectina e il CDC americano ha detto che l'uso di questo farmaco è quintuplicato rispetto a prima della pandemia. È un farmaco che non funziona, non ci sono prove che funzioni, anzi sono controindicazioni per l'uso sull'uomo e quindi sarebbe meglio smetterla di usarlo invece di diffondere teorie e fake news su questa terapia che non funziona.